motivo. Sì, poi tra l'altro. No, ma poi. Ragazzi, ma siamo in onda, ma Lillo. Lillo. Eccomi ragazzi, siamo in onda. Siamo da posto. Salve, buonasera a tutti e benvenuti. Ciao. A una nuova puntata di Stracult. Marco, subito, quali sono gli argomenti di oggi? Dunque, allora abbiamo Lino Banfi. Bene, ottimo. Pere che il polpelmo faccia... mele. Pere che il polpelmo faccia mele. Mele. Sì. Okay. E poi abbiamo musica. Alessandro Alessandroni, Bruno Battista D'Amario. Enrico Ciacci e poi un grande ospite, Alex Britti. Alex Britti, bene, bene. Lillo, bene. Sì. Stasera sento puzza del jam session. Eppure io, però intanto suonano, vado a vedere chi è. Come se abbiamo una chitarra pure noi. Sì? Ma Marco, mi ha invitato Bellocchio? Io no, però fallo salire se lui. Cioè c'è Marco Bellocchio... E che ne so, sarà fan di Banfi? Mi sembra strano. Maestro, buonasera. Salga pure. Ma non risponde, è normale. Lo fa. È carattere. Sì, è tacitura. Va bene, salga pure, maestro. Proprio, sta proprio così, proprio non muovo un muscolo proprio. È sigla. Molto, sigla, è molto sigla. Rigido. Bene, stiamo per iniziare questa nuova puntata di Stracult. Come abbiamo sentito, gli ospiti sono molto importanti e interessanti. Deve essere Bellocchio. Sì, ma scusate. Che ci facciamo con Bellocchio e Lino Banfi? Che sono invitato tu. Ma non l'ho invitato. Ah, non l'hai invitato, avevo capito così io. Motherfucker, so great! Marco Bellocchio! So, I know, because you have a problem with me, Lillo. Come on, yeah, bro, Lino, I was me, Marco Giusti, Salma Lee, Jackson, Barbara Buscetta, sì. Lino Banfi, you know, Lino Banfi, my great actor, yes, bro. Ma tutte le coronate, porca puttana! So, we make a joke. Sì, Kenti. Suddenly came Robert Zemeckis, Back to the Future, Return to the Future, 1, 2, 3, 4, 6, all the shit. So, and then we make a joke, me and Lino, we go to Robert Zemeckis. Robert, we have a question for you. And Robert said, yeah, tell me. It's really that you are very fatalist. What? Cazzo! Ti ha fatto lo scherzo. Che matto, so che Tarantino. Che inguaribile buon tempone, che è veramente troppo forte. So great, vedi, guarda, c'è una cosa per te. Vedi questo qua. Lo sai di chi era questo? No, what is this? Questo è appartenuto a Barbara Boucher. What you fucking say? Sì, veramente. Barbara, prendilo, vai! No, vai! Barbara, un sorry, pesante, proprio pesante. Pesante. Bene, andiamo a vedere adesso il primo filmato che riguarda Lino Banfi al cinema. È Bellocchio, Lino. Ma non c'era Bellocchio. Vieni avanti, cretino! Il primo venne dritto. Urca. Qua ci vuole un culo a tre chiappole. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Testamento! Calmati! Quanto ci lascia? Tutto! 100 milioni! Oh, che disgrazia! Che sciagura! Vi offriamo davvero a tutti quanti! Dovete armarmi, cavaliere. Armatelo, Duca Leone. Investitelo, cavaliere. Guardate, funziona. Ecco. Adesso, dopo la violenza, il cedimendolo. Il che? Il cedimendolo. Gli cedi, ti abbandoni. Insomma, lo fai fan, capì? Vabbè. Ma quanto ci vuole? Non siate impazienti, Don Frank. Mancano pochi secondi. Sì, fustighere. Dicono tutti così. Anche a me la prima volta mi hanno scoperto le chieppe con la scusa del frustinolo ed eccomi qua. Completamente finocchio. Installem affettum, me lo mangio con Mausetum. Poi mi mangio le polpette, la regina Elisabeth. E lo pesce in frigider, se lo mangia chi si c'è. Arrivederci a tante cose, lei è veramente un cervello in gambe. Non avevo mai... Come l'ho detto? C'ha due cosce che sembrano quattro. Mamma benedetta, che chiappe che c'è questa. Panoramiche. Da dove vieni, Belle, che non ti ho mai vista? Dalla montagna. Ho capito, dalle Dolomiti. Spiritoso. Perché? Nonno benedetta, che me lo doveva dire a me? Se lo vado a raccontare, non ci credono. Avido il mio seno con la sua mano pelosa. Quanto è bello, Madonna! Buongiorno, Peppino. Bonjour, madame. La colazione è servita.
Grazie, bravo. Senta, mi faccia il favore, non riesco a chiudere i ganzetti qui dietro. Mi dia una mano. Senza meno. È entrato adesso uno che... Benvenuti a sti frascioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo Frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Come eravamo, siamo uguali. Hai venuto, facciamo una scopallone e te. Sei mentalfeme, ascolti e tanto di attare sempre. Ma tutta la cosa di anni. A Roma da vacchia, bello ogni uno di me, bello, mannaggia. Ma è possibile che a Roma devo sapere, mannaggia. Ah, adesso mi ricordo. Don Peppino! Avete preso per un coglione? Ma no, sei eroe! Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male! Oh. Dove si trovava vostra santità la sera in cui fu commesso il delitto? Sbaglio, figliuolo, o tu vuoi sapere se sua santità ha un alibi? Beh... Grazie. Lino Banfi alias Pasquale Zagaria. Sì. Ammazza, ma di chi era quella voce del Papa? Ah, di questo Papa, di Fazio, famigereto Fazio. Fabio Fazio, ha doppiato il Papa. C'era l'imitatore allora, lui non ha mai voluto dire, adesso ti ho sputtanato. E quella scena con il sedere della Cassini? La disgrazia, chiamiamola disgrazia, se così posso dire. E che dopo un po' di anni da quella cosa, io non mi ricordavo manco più, mia madre in Puglia, già vecchia, si operò di un epitelioma, aveva una cosa. Qui c'era un grande professore dermosifilopatico, cattedra di qua, di là, eccetera, eccetera, e operò mia madre a Bari. Io non potetti andare perché lavoravo e dissi a questo professore: professore, io non la conosco personalmente, ma sei il grande Banfi, sì, oh mamma mia, io la devo conoscere. Io dico: vabbè, verrò, subito dopo l'intervento verrò, non voglio neanche essere pagato. Appena arrivai a Bari, quest'uomo, pezzo d'uomo, abbronzato, sa, questi baroni proprio della medicina, mandò via tutti e disse: devo parlare con Banfi. Nel suo studio chiuse la porta a chiave, si inginocchia vicino a me, mi prende la mano e dice: finalmente posso baciare la mano che ha toccato il culo della Cassini, con gli occhi sbarrati così. Ora, la mia riflessione quale fu? E io ho messo mia madre in mano a sto disgraziato. L'Italia era questa. Però in Puglia tu eri celebre anche per questo personaggio gay che avevi fatto prima. Il tuo piccolo boom nel cinema, a parte Franco e Ciccio, nasce con questo ricchione di provincia. Con Noschese e Montesano. Esatto, mi ricordo. Io avevo a disposizione tre pose, ma avevano detto che Dino De Laurentiis, proprio lui, Dino, mi aveva visto in una trasmissione che cantavo in dialetto pugliese con Carlo Loffredo, una cosa, non mi ricordo che, io facevo le similitudini fra il jazz e la Puglia, fra le piantagioni di cotone della Louisiana e le piantagioni della Zaleta del Cime Rap, e dicevo: ma che è da Blanzalet, Pasqua, insomma la gente cantava con me, se vogliamo anche una cosa di cultura. Pare che disse: questo deve fare il ricchione pugliese, e mi mandarono a chiamare. Io tutto, cioè, da felice. Quelle canzoni è passato il ricchione pugliese, scusami, è così. Perché capì, poi io recitai con Carlo Freddo, raccontai delle barzellette, disse: questo lo deve fare. Io andai lì, Dino De Laurentiis, su di persone: hai mai fatto il ricchione tu? In che senso, dico, cavaliere? In qualche film? No, però mi piacerebbe farlo, è un bel personaggio. Allora si prendeva tutto, massimo 40-50 mila lire a posa. Certo. Dino De Laurentiis disse:
Guagliù, vuoi non fare che cominci a chiedere soldi, eh? Io Massimo ti posso dare 250.000 lire apposta. Dove devo firmare? Dove devo firmare io? Sì. E feci queste tre pose. E da allora nacque poi Banfi, feci l'esclusiva con De Laurentiis e andò tutto avanti. E tu hai fatto tutti i film loro? Sì. Con Montesano e Noschese? Noschese, uno tutti. Da solo con Montesano, uno da solo con Noschese, che era l'altra faccia del Padrino. E io facevo il nipote del Padrino e non c'era Enrico perché stava facendo un'altra cosa. Cioè, Dino De Laurentiis, l'americana, già allora, con la mentalità americana, voleva creare un pool di attori caratteristi bravi e li alternava una volta due insieme, una volta tre. Poi se ne andò in America e nel 71-72 io già avevo fatto 2 anni con lui, quindi già mi conoscevano di più. Ma quanti film hai fatto, Lino, in tutto? Ma mio figlio Walter c'ha il conto preciso, da quando ho detto anche una posa e anche due battute, pare che siano 128. Invece da protagonista saranno 80-85 sicuramente. Beh, I tuoi film preferiti quali sono? Sono anche i nostri? Vieni avanti, cretino. Ma per quello che vedo oggi, che trasmettono migliaia di volte... A parte il fatto che i produttori allora ti facevano fermare 40 pagine a parte, dove c'era scritto che non hai diritto a niente, sia sulle cose di adesso, registratori, sia tutte le cose che si inventeranno in seguito, anche fra 50 anni. Per cui si sono venduti fra l'allenatore nel pallone, Vieni avanti il cretino, Cornetti alla crema e commissario Lo Gatto, circa 3 milioni di DVD. Se io avessi preso anche 50 centesimi, certo. Vabbè, ma questo è un altro discorso, un'altra pagina. Però per far che sono diventati, cioè, nel senso che è una conferma che sono diventati film di culto, insomma, di grande culto, perché sono stati poi anche riapprezzati dai giovani a venire, capito? Per cui, soprattutto all'estero, tanto che quando a Venezia venne Quentin Tarantino, oddio, mi sa che è... I have so many questions for you, Lino. Finisco di chiacchierare con loro. Ok, grande Lino, I want in a few minutes. Grande guys, how little Buffy is so great. Scusa Lino, è un vero checchezzi, come si dice. Veramente, io non l'ho voluto dire lo dico io. Com'era Lino Pere che il pompelmo faccia mele. Era la parola d'ordine. Sì, adesso vediamo invece un filmato che riguarda tutte le apparizioni in TV di Lino Banfi, vediamo. Questa è la sua prima esibizione televisiva. Può darsi che noi domani possiamo ascriverci il merito di aver lanciato Lino Banfi. Ci ha trovato un criatore, lo portasse al municipio. Chi ha trovato un bambino lo porti subito al municipio. Ha bisogno da tutta la famiglia. Vendo basilico, prezzemolo e spezie varie, senza le quali non potrete cucinare minestra alcuna con grave disappunto dei vostri mariti. Aggiustata a villumbrel, cacuani e cre, forse chiò, signore e signore, aggiustata a villumbrel. Riparo ombrelli. Un sciabata papa, sciabata fu, shifty-o, sciabata fu, fu, sciabata papa! Vorrei sapere che cosa ha fatto lei. La sigla, Cambero non me l'ha fatto, l'ho fatto io da solo. Ma per piacere, per piacere. Attenzione! Basta io! Lino Banfi alla televisione! Alberto Lupo non legge più! Lino Banfi alla TV! Lo Frankie, well hello. So nice to have you back where you belong. You look this way.
Tutti dicono nel mondo del cinema che mi so gestire bene da solo, sarà per la gavetta che ho fatto. Forse non è vero, è solo perché io amo più la qualità che la quantità. Spero di arrivare un giorno a fare meno film di qualità e non tanti film. Tanto io ero un povero, quando uno era povero una volta e diventa semiricco, che ce ne frega che diventa ricchissimi? Gli anni che abbiamo a disposizione quelli sono. Zaneccoli, io ti sogno tutte le notti, mentre sogno di dormire con te sogniamo insieme, tutte e due in un eterno I love you. Avvinghiete in drozzilete sotto un albero di mele, mentre tu canti ad alta voce, meno mele, meno mele. Ti prego, ti supplico, non mi dire che è finitola. Fra noi è finitola così. Fra noi è finita così. Lino, Lino, che roba le ricordavo tante cose, molto è finitola, sai che poi la Zanicchi mi disse, ma hai rovinato, mannaggia a te, ogni volta che canto è finita così mi risponde, è finitola, è finitola. Dal pubblico arriva sempre un finitola. Senti, ma ti abbiamo visto fare coppia per un attimo con Franco Franchi, che era già una famosa coppia, ecco, ma tu non hai mai avuto una vera coppia, insomma, ce l'hai avuta, Lillo, cioè, tipo me e Greg. Come voi due, hai lavorato con tantissimi. Loro erano già famosissimi nel 78, credo, 79. Io avevo fatto sì dei film, ma non arrivavo alla loro notorietà. Eravate amici però, eravate molto. Stavano andando in America a fare uno show, tutti i teatri già presi, prenotati i biglietti. Poi Ciccio Samalò si dovette operare d'urgenza e allora dovevano rimandare lo spettacolo. Quelli disse, come abbiamo venduto già tutti i biglietti, come si fa? Allora Franco disse, uno solo c'è. È un manco siciliano, disse, barese. E chi è? Lino Banfi. Avevano visto qualche film mio, qualcosa. Insomma, Franco fu molto carino, devo dire. Andammo insieme in America 6-7 giorni prima di cominciare gli spettacoli e in tutte quelle televisioni italo-americane mi fece diventare ancora più famoso perché io, porca puttana, insomma, a un certo punto tutti i pugliesi che vivevano lì diventarono ancora di più fan miei. Allora la sera nei teatri il poliziotto faceva alla fila dello spettacolo, you Sicilia? Yes, ok, come in, mi portava da Franco. You Puglia? Okay. Lino. Eravamo divisi in due persone. Certo. Tu non hai fatto mai realmente coppia? Cioè spalla e comico. No, però nessuno. Spesso hai fatto la spalla e spesso ti hanno fatto la spalla a te in tantissime scene, sì, ovviamente. Sì. Io cominciai come spalla, mi ricordo di Alberto Sorrentino, vi ricordate quello che faceva? Magro, sempre morto di fame nei film di Totò, così. È una bravissima pure, persona. Penso, poi diventai spalla di Beniamino Maggio. Per sempre teneva spettacolo questo. Teneva spettacolo. Sì. Spalla, poi, piano quindi piano eri, mi dissero, guarda che tu puoi fare anche il comichetto, perché come spalla... Io mi ero inventato questo, ma a un certo momento con questo falsetto che faceva ridere. In più questa mia risata, che allora era e mi dava una botta in testa, pensavano tutti che era una risata di gioia. Era una risata di rabbia, di incazzatura, perché ero pieno di debiti, cioè avevo i cravattari che mi seguivano e ce ne avevo tanti, io potevo aprire una fabbrica di cravatta io in quell'epoca. E poi insomma anche fare la spalla non è per niente facile, specialmente se hai a che fare poi con dei grandi secondo comici. Me è un lavoro difficilissimo ed è meglio fare la spalla sotto certi versi. L'abbiamo visto con Rick e Gian. Sì. Gian, il povero Gianfabio Bosco, era una spalla eccezionale fantastica. Che quando poi Riccardo Minigio, l'altro, Rick, si alternavano un po', ma lui era proprio spalla che ti buttava i lazzi, gli ami. Proprio... Per esempio in Italia c'è uno, senza fare il nome, di oggi, si chiama Renzo Arbore, purtroppo è di Foggia, questa è la sua disgrazia, vabbè, che è un grande addirittura pupazzaro più che spalla, sì. Lui può fare la spalla a 10 comici contemporaneamente, sì. Perché butta talmente ami. Ma esempio, tra te
E Greg, chi è la spalla e chi è... Ci alterniamo, no, Greg? Certo, senza me, sì, senza neanche volerlo. Sì, cioè, è spontaneo alternarsi, perché dipende di volta in volta chi è la vittima e chi è il carnefice, dipende dagli sketch. Poi noi difficilmente improvvisiamo, quindi già lo sappiamo da prima. Sì, infatti... Beh, in realtà sei più te, però, come fisico, diciamo, no, il comico bianco, no? No, giusto? No, però guarda... Non però so, non nel, perché negli spettacoli non interpretiamo ruoli differenti, quindi non è il nostro carattere. A noi invece c'era proprio una dinastia, come si dice? È vero, una gerarchia. Sì. C'era la spalla di solito era sempre un po' più magro, un po' più faccia da intellettuale. Infatti, è preciso. Ma infatti, non è che rispecchia fisicamente quella. Possibilmente occhiali da vista. Dicono anche qui un po' di. Il pizzino sì, da. Ce l'hanno, a volte ce l'hanno. Vi devo raccontare, questo è troppo bello. Era un spettacolo. Quando c'era il pubblico, quando andavamo in certe città dove ci dicevano stasera qua sono tutti laureati o laureandi, allora io ero felice di far vedere che avevo studiato un po' e raccontavo qualche battuta un po' chic. Una volta dissi questa, basta non chiamare uno di noi showman, perché show non c'entra niente davanti. Tutti quelli che hanno avuto il nome di show sono un po' tristarelli. Vedi Schopenhauer, mamma mia, che tristezza, il pessimismo. Chopin pure, grande musicista, ma ha questo show davanti, certe musiche tristi. L'unico era Shostakovich, che fu quello che inventò la musica dodecafonica. Che io ho sempre pensato, diceva il comico, se questo ha inventato la musica dodecafonica, lui... Gli altri 11 cafoni, dove cazzo li ha trovati? Questa era la battuta, che bellissima. Allora, gli studenti me l'accettavano. Io poi, a forza di farla, tornai a Roma, all'Ambraio Videlli, ed ero convinto che la capivano anche lì, quelli che arrivano tatuati. Uffa, me ridere, mortacci tua. E quando dissi questa battuta, dico, e gli altri 11... E che vuol dire? Il silenzio. E allora silenzio certo, di tomba. Dovetti cambiare subito argomento. Certo. Lillo, che differenza c'è tra cabaret e spettacolo, secondo te? Cabaret e ama spettacolo, che differenza c'è? Beh, io quando passai dall'Ambra Giovinelli, dal Volturno, dico questi di Roma che si conoscono di più, ma i Puccini, lo Smeraldo, l'Alcione a Milano e tanti altri teatri. Te li sei fatti di tutti. Tutti, anche quelli più piccoli dei paesi sopra le montagne. E ballerine, dopo 13 anni da spettacolo, passai al cabaret. Venne una sera a vedermi all'Ambra Giovinelli Lando Fiorini, che aveva già il puff, erano i primi anni dei cabaret a Roma, con un regista insieme che poi capì chi era, Leone Mancini, che si metteva sempre gli occhiali sulla pelata. Oh, ti abbiamo visto lavorare, bravo, bravissimo nel camerino. Ti va di venire a fare cabaret? Io avevo sentito quel termine, ma non sapevo in cosa consisteva, perché non l'avevo mai visto. Dice, sai, fai una cosa, vieni una sera, voi fate riposo il lunedì, disse a me, sì, e lunedì vieni qua, ti vieni a vedere lo spettacolo alle 10 di sera, così ti rendi conto. Io andai lì al puff alle 10 di sera e vidi questi tutti vestiti col maglione nero, tutti di nero, tutti uguali, e che dicevano delle cose molto intellettuali, carine, che... E capii, dico, questo è molto più facile della mia spettacolo, non devi urlare, è tutto ristretto, tu non devi far sentire all'oggione. Insomma, all'improvviso mi chiamano il palcoscenico a me. Allora, in quegli 8 o 10 passi, credetemi, ve lo giuro, sui miei figli, ho deciso la mia vita. Ho detto, io qui in una spettacolo, se continuo, muoio di fame, non riuscirò mai a pagare i debiti. Io sto fuori... e non posso mandare mezza paga a mia moglie, non basterà a me, né, cominciava a crescere Rosanna, che era bambina, io devo decidere qua la mia vita, io ci provo. Non avevo mai parlato con l'accento pugliese. Andai in palcoscenico e provai subito a dire, buonasera, buonasera. Non ho capito in definitiva che chezzo si vuole da me, perché e già vidi che a chezzo ridevano. No, perché io vengo da un posto nobile, senza offesa per voi, Io vengo dall'Ambra Giovinelli, dove viene un pubblico proprio selezionato, a vedere voi
che si vede in faccia che siete morti di fame, tutte pellicce false, e loro applaudivano, gioielli falsi. Allora capì che battendo su questo chiodo della satira di costume andava bene. Subito dopo Lando Fiorini mi disse: può venire, dove devo firmare? Subito, per rimanere a Roma. La differenza è che il pubblico della Van Spettacolo, se non capisce una battuta, appunto, critica. Il pubblico del cabaret, perlomeno come era prima, se non capisce una battuta, pensa: ma non l'ho capita perché è troppo alta, non l'ho capita. Sì, infatti. Infatti, sì, sì. Ecco, ma senti, quante ballerine avevate ai tempi d'oro dell'Ava Spettacolo? Beh, non tutte le compagnie avevano le stesse ballerine, secondo la povertà, secondo il capocomico, se era un po' più ricco o no. Si arrivava anche ad avere 8 ballerini, alcuni Fanfulla, Nino Lembo, i migliori avevano 8 ballerine e scrivevano 16 gambe 16, che faceva un figurone. Certo. Chi ce l'aveva 4 come noi scrivevamo 8 gambe 8 e l'8 lo facevamo mezzo manifesto. Allora si racconta che uno a Catania stava facendo una compagnia di varietà e si incazzò con i suoi adepti che dice: ma perché tutte compagnie che fanno da Roma fanno successo? Avete visto che scrivono tante gambe, tante? Mettiamocele pure noi quando facciamo le compagnie rosse. Quante ballerine avete in questo spettacolo? 18. E beh, invece di scrivere 16, scrivete 17. Questi lo guardarono come dire: ma che sei pazzo? Scrivete 17, minchia! E quelli, oh, è lui il padrone. E scrissero 17 gambe 17. La sera a teatro, strapieno così, gente fuori. E in prima fila, 5 o 6, appena si aprì il sipario: un ne sta ballerina mutilata che la vogliamo vedere. Lì, senti, facevate anche spettacolo tra un film e l'altro, no? A volte erano più lunghi o più corti, a secondo. A parte il fatto che noi, fra una Van Spettacolo e l'altro, mentre proiettavano il film, tutti i film li abbiamo visti tutti al contrario. Cioè, di dietro, vedi tutto, certo, al contrario. Perché stavate dietro. Cioè, quello da una pugnalata con la mano destra, a noi sembrava che la dava con la sinistra. E sembrava, risultava strano. Sembrava, cioè, mancino. Vabbè, a parte questo, quando il direttore arrivava lì, durante lo sketch, e diceva: tagliate che il film è lungo, oppure andate avanti che il film quindi è corto. Quindi si andava a segni, sì. Quando diceva tagliate che il film è lungo, noi dovevamo subito arrivare al finale dello sketch. Allora come si faceva? Avevamo inventato una cosa, io, la soubrette mia e la spalla di allora, che era Gennarino Palumbo, grandissimo, che ha lavorato con Edoardo, che capiva al volo tutto, che era questo. Anche se stavamo parlando, per dire, di televisione o stavamo parlando di un'altra cosa, dicevamo: ma lasciamo stare questi argomenti, diceva la spalla, parliamo di questo nuovo gioco inglese che è arrivato, perché noi non ci vogliamo mai acculturare, gli inglesi sono grandi. E che gioco è? Si chiama golf, è un gioco di ricchi. Ah sì, e come si fa? Beh, è facile giocarlo. Per giocarlo ci vuole una mazza, e ci guardavamo un po' in faccia, due palle, altra risata del pubblico, e un buco. È facile, no? Vogliamo provare una volta a farlo noi? Io subito dicevo: io metto la mazza. Quello la spalla faceva: io metto le palle, e la soubrette faceva: e io non gioco. E uscivate. No, fantastico. E vi faccio un esempio rapido. Sì. Per la circostanza, circosta, c'è qua Lallo. Sì, ecco. C'è Lallo, eccolo, il nostro Lallone. Vabbè, Lallo. Ciao, ecco. Lallo. Salve. Ciao. Salve. 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 Sono portato il basco da spalla. Il basco da spalla. Che è questo qua? No, 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 così. Così è da deficiente, così c'è più, no, voglio dire, più comico, visto così. Allora, la spalla deve essere più intellettuale, togli quello, okay. Un po' più colto, fai allora finta che c'hai 3 lauree, sì, 4 lauree. La soubrette non c'è, eh? Facciamo io e te. Vabbè, io e te facciamo finta poi che c'è. Perché bisogna trovare la rima. Come hai detto tu prima, dodecasillabe, la rima, ma insegnato che sono dodecasillabe. Ah, dodecasillabe. Questo è: sono stato a pescare
le telline e mi sono bagnato le fino alle scarpine. Chi dice questo? Io. La soubrette. Ah, la soubrette. Però la faccio io, non c'è. La soubrette. Sono stata a pescare le telline e mi sono bagnato fino alle scarpine. Cioè pochissimo. Poco, la rima era. Invece tu, la spalla. Che so più grosso, le telline sono piccole, facciamo una cosa più grossa. Io direi, sono stato a pescare le conchiglie e mi sono bagnato fino alle caviglie. Però è bella questa cosa. Mo tu. Il comico. Il comico. Siccome a me le telline le cose sono piccole, che insomma non c'ho niente dentro, sono stato a pescare i lumaconi, sai quei lumaconi di mare? Sono stato a pescare i lumaconi e mi sono bagnato fino alle ginocchia. E la rima? E la rima non c'è perché c'era l'alta marea. Vabbè. Io faccio la spalla, che faccio il comico, mo. Faccio il romano, proprio il comico romano. Fai il comico romano. Ma hanno detto che sei stato in Giappone, vero? Sì, sono stato in Giappone. No, prima sono stato in Grecia, perché sono stato vicino. Perché ho vinto questo viaggio breve con mia moglie, sono stato in Grecia, ho visto, sono stato ad Atene, bella Atene. Bella, bella. Ho visto il Partenone, il mare della Grecia, veramente bello, bello. Mi è piaciuto tanto. Dimmi un po', elleniche, come... Come sono? No, sai, il nao di passaggio, quindi quelle cose che i palavento non ho viste, io non... Cioè, in Grecia non... Che palavento? Eli, No, le elleniche, le donne greche. Ah, donne no, 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 ma non c'avevo tempo. Sono belle, se si prestano, se... Ma sì, sono belle, però io pure non è che c'avevo tempo. Vabbè, non stato... e dopo dove sei Poi, stato? Guarda, sono stato più giù, sono stato in Spagna. Ah. Sono stato bene, in Spagna, sono andato a vedere la Plaza de Toro. E Toro, sì. E poi sono andato a vedere il Museo del Prado di Madrid, bello. Sono stato veramente sì, bello. Cioè, di andare. Senti, le iberiche come sono? No, ma io non c'ho, non so chi sono. Ah, cioè, madonna non, mia. Poi non c'ho tanti soldi da spendere, non ho comprato. Ma quando dico sta cosa, intendo le donne iberiche, le donne spagnole. Non... Come sono? No, ma io sono sposato, non guardo queste cose. Vabbè, non, allora, non ne parliamo più. Poi l'ultimo viaggio dove mi è piaciuto tanto, sono stato in Egitto. Ah, è bello. E sono lì hai Egitto, visto tante cose antiche. Ho visto tante cose antiche, il Nilo, bello il Nilo. Ho visto pure, sono stato in Mar Rosso, bello, veramente bello l'Egitto. E le piramidi? Tutte zoccole. Ecco. Questa era la battuta. Adesso io farò entrare Scimemi che è pronto lì con i suoi manifesti, sì. Che lui è il nostro, come dire, esperto. Di Scimeli. Ah. Tu sei scimelista? Il scimelista. Sì. Allora, io ho portato alcuni momenti, alcuni scimeli di alcuni momenti diversi della carriera di Lino. Allora, questa è la locandina di Sedotti e Bidonati, che dovrebbe essere il tuo primo film fatto con Franco e Ciccio, sì. No? Di Giorgio Bianchi. Fu nello stesso mese due film. I due vasi di Sing. I due vasi di Sing Sing è questo. Dici come nello stesso mese? Franco e Ingrassia, allora, giravano tanti film che si cambiavano nel pulmino. Da un set all'altro, nel pulmino qualcuno diceva vedete che lì siete, dovete essere due vedovi, quindi vestitevi di nero, si vestivano di corte e arrivavano lì, pronti, ciak, si gira. E quindi io partecipai a tutte e due queste, facevo una posa. Posso chiederti una cosa, ma quando hai lavorato in Due Marines, un generale di Scattini, con Buster Keaton? Beh, è un momento importante per un comico. Insomma, incontrare Buster Keaton. Beh, veramente, non solo io, ma tutti erano affascinati da questo grande del cinema americano, che in quel film, per l'unica volta della sua vita, parlò. Disse solo alla fine, thank you. Per dire questo thank you, il doppiaggio, grazie, fecero la lotta a loro i migliori, Cigoli, Cucciolla, tutti che volevano fare la voce a Buster Keaton. E tutte le mattine che arrivava, portava le noccioline, gliela dava a Franco Franchi e Franco Franchi faceva faceva la scimmia e lui era tutto contento. Poi vabbè, come ricordare Oronzo Canà, Oronzo Canà, capolavoro assoluto. Andiamo ancora velocemente a Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio. Quindi l'ho portata anche perché c'è Silvan, comunque, che insomma ha anche il suo... Renzo Montagnani, c'erano Johnny Dorelli che facevano... E si chiude con uno forse dei capolavori del cinema comico italiano, di cui bisogna far vedere il manifesto. Vieni avanti, cretino! Voglio far vedere lo sbiglionino.
Però devo dire una cosa sola di venire avanti cretino. Sì. 5-6 mesi fa mi hanno detto una cosa che mi ha fatto piangere dalla gioia. Sarà perché l'andropausa alle porte e piango più spesso di prima. Però un signore mi disse che a Nuova Gorica, cioè attaccata a Gorizia, cioè l'inizio della Slovenia, in un ospedale dove curano soprattutto donne che hanno una qualunque malattia del Parkinson, che è molto vasta, il parkinsonismo, queste che a un certo punto hanno lo sguardo, come terapia, insomma, usano, viene avanti il cretino, perché loro ridano talmente tante che si muovono i muscoli facciali ed è quello che vogliono i medici. Ma vi rendete? È un capolavoro. Chi è questo oggetto che ho recuperato? Sveglioli. 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 Il sveglioli. E non funziona neanche, eh? Beh, perché è una sveglia. Perché dentro la voce la facevano fare, fare dai cinesi, già da allora c'era medicina. Ah, ma c'è la tua sveglia con la tua voce, Lino? Perché sì, c'era la mia voce che cantava ai bambini che andavano a scuola la mattina. Dai, svegliati bambino che ti sveglia, Sveglio Lino, e devi andare a scuola. E poi finiva con... Si possono rifare. Però. E noi adesso dobbiamo passare ai Franzistor che ci regaleranno ancora una volta della splendida musica Dancetronic. Nel frattempo io posso andare? No, ti ringraziamo proprio, Lino, perché sei stato... Grazie a voi. Fantastico, grazie. A ballare la tarenta di Benfi, che spesso, che inusuale contentezza, che insostenibile svego, che irrefrenabile smenia di bellere, la tarenta di Benfi, venite a ballare, ragazze, che belle, che sveg, la tarenta di Benfi, che spesso. E questi erano i Franzistor con la Taranta di Benfi. Questo è il titolo, no? Yes. Bene. Come nasce l'idea di questa canzone? It ain't no joke. I like to buy the world a talk and teach the world to sing in perfect harmony. Okay. And teach the world to snuff on fires and the liars. Non ho capito niente. Ma no, in italiano, se possibile. Prega, sorprende. Ho visto le aras, leggen, batteria scarica, batteria 5% di batteria. Ah, stanno al 5%. Rimanente. Ah, stanno al 5% di batteria. Chiudi, chiudi, chiudo, chiudi. Chiudo, chiudo, i Franzistor, vabbè, ok. Ormai la conoscete tutti, lei fa parte delle nuove avanguardie del cinema horror calabrese. Siamo qua con Pinuzza Haia la Miseria, che oltre a realizzare un film a settimana più o meno, quindi insomma molto veloce nella realizzazione di questi film, è anche famosa per i suoi effetti speciali, per cui ha avuto anche dei riconoscimenti, è vero? Infatti abbiamo fatto l'ultimo film, La porta che sbatte due volte. Che è un sequel? È un sequel. C'era La porta che sbatte una volta. E questo è... La porta che sbatte due volte. Che è andata molto bene, poi facciamo pure la terza volta che sbatte la porta. Ecco. Comunque abbiamo vinto un premio effetto speciale a Botticello Film Festival. Ecco, e qual è l'effetto speciale in particolare che ha fatto partire questo premio, insomma. Praticamente il fatto che in questa casa si è creata una situazione event senza nessun marchingegno tecnico, cioè abbiamo aperto la porta, le finestre, si è creato un event e abbiamo fatto effetto speciale. Non ho capito, scusa. E l'effetto speciale della porta che sbatte due volte, è questo l'effetto speciale per cui sei stata premiata, no? Sì, è stato questo. Cioè, ma il premio ti è stato dato perché non hai usato nessun accorgimento tecnico? Nessuno, ma fatto così, ha aperto tutti i porti, tutte le finestre, si è creato un vento e la porta ha sbattuto due volte. Mazza. Nel primo film una volta sola. E qua due volte? Due volte. Quindi proprio guarda il caso che... Abbiamo sfruttato questo pure titolo, era evidente. No, certo.
Bene, noi non so, vuoi dire, aggiungere qualcos'altro sul film? No, ma pensate che se ci va bene, famo pure la terza sequel, la porta che sbatte due volte, tre o quattro volte. Sì. Perché non è sicuro che viene proprio la volta precisa, tre o quattro volte. Voglio farmi una maratona notturna io, quando arriverai al quarto, poi mi rivedo tutti di fila. Come perché... vuoi, compare la miseria. Bene, salutiamo Pinuzza, aia la miseria. Passiamo invece da G-Max. Allora. Ciao Lilletto. Allora, qual è il film di oggi? Questa settimana ritorniamo in Turchia. Ah. E, ti ricordi il comandante Mark? Come no, fumetto della SGS. Questi sono i titoli di testa, ovviamente. Senti, ecco, Capitan Swing, Cornus Captam. Vabbè, sarà... Capito? Una cosa in turco, insomma, sì, vabbè, comunque. Questi sono gli attori. Gli attori famosissimi. Salim Güney. Sì, sono tra i più famosi in Turchia. Poi C'è pure Gülgüm Erdem. Questo qua te lo ricordi. Vabbè, è storico, no? Vero? Allora, il film è scandaloso, è tremendissimo. Cioè, loro proprio, gli attori recitano in una maniera... indecente. Guarda, guarda che roba. Lui c'ha sto sorcio in testa. Sì, è vero. Guarda, guarda qui. Ecco, questo è l'indiano amico suo, no? Sì, sì. Gufo triste si chiama. Eccolo lì. E ora partono le cazzottate, che sono una cosa incredibile dentro questo film. Sono di una finzione, guarda. Guarda, ma chi ci crede che gli sta a far male? Scusa, guarda. Bacca l'ha preso, guarda. I pugni più finti della storia del cinema. Guarda, guarda, lo sbadacchia un paio di volte e poi dice, vabbè, va, sai che è? Pum! Bello, hai visto? Bello, bello. Gli ha dato una cappellata, hai visto quella stesa? L'ha stesa con una cappellata. Eppure c'ha la rissona finale e vai così. Grande la Turchia, vabbè, ci regala sempre grandi film. Grazie G-Max per regalarci sempre questi capolavori della cinematografia internazionale. Grazie, sei un grande, grazie.